Una brevissima riflessione sulla Vergine del Sì. Siamo qui a Loreto, siamo accolti dalla Vergine del Sì e a lei che rivolgiamo proprio la nostra preghiera in questo inizio di giornata. Per farci aiutare nella riflessione ho chiesto aiuto ad un pittore caro a questa terra, Lorenzo Lotto. Il pittore rinascimentale Lorenzo Lotto è originario del Veneto, ma possiamo dire che dà il meglio di sé proprio nelle Marche, e la terra delle Marche è disseminata dalle sue tele. Ieri siete stati a Recanati e lì se ne possono ammirare alcune importanti, tra cui questa Annunciazione, a Cingoli, ma anche qui a Loreto, nel Palazzo Apostolico, ci sono numerose tele di questo pittore inquieto, dalla vita tormentata, sfortunato potremmo anche dire, anche perché nato in un'epoca di giganti, pensiamo a Tiziano nella sua Venezia, pensiamo a Raffaello a Roma. E qui a Loreto Lorenzo Lotto trova, soprattutto negli ultimi anni di vita, rifugio, perché vive all'interno del convento dei frati, e trova anche quella pace interiore che durante tutto il corso della sua vita aveva cercato. Ed ecco uno dei suoi dipinti più celebri, quello dell'Annunciazione. È il momento non del Fiat di Maria, è il momento precedente, è il momento in cui il messaggero celeste viene inviato da Dio Padre. Dio Padre lo vediamo in alto, quel anziano uomo barbuto che con la mano indica la terra, indica Maria, dà ordine per quell'ora particolare che ormai è tempo di vivere. Ed ecco l'angelo che è appena, possiamo dire, atterrato, lo vediamo quasi un po' trafelato, con i capelli ancora mossi dal vento, gli abiti ancora un po' scomposti. E vediamo soprattutto lei, Maria, che vede la sua vita completamente messa a soqquadro, questa sua vita ordinata, tranquilla, ordinaria, che nel suo scorrere normale viene improvvisamente turbata dall'arrivo del messaggero celeste. Maria è presentata in tutta la sua fragilità. Luca, sentiremo nel testo super noto del racconto dell'Annunciazione, dice che Maria si turbò per quanto stava avvenendo, si turbò per quanto stava per ascoltare. Maria sembra voler trovare rifugio all'interno del suo corpo, perché si chiude all'interno delle spalle, quasi cercando una protezione, alza le mani in segno di resa, ma anche di ricerca di un aiuto. È il momento in cui Maria accoglie questo improvviso intervento di Dio nella sua vita, quella vita che è raccontata dalla casa in cui vive. E sullo sfondo il Lotto è stato particolarmente attento a segnare tutti gli oggetti che fanno parte della vita di Maria: la cuffia della notte, lo scialle, la cintola, il libro. È una vita normale, e in questa vita Dio bussa prepotentemente alla porta. Ci colpisce anche il fatto che Maria non stia guardando l'angelo, ma guarda verso l'esterno, guarda
verso l'osservatore, guarda verso di noi, quasi ad afferrarci e a chiederci di entrare all'interno di questa esperienza straordinaria che ha cambiato la sua vita, ma che ha cambiato la storia, a questa esperienza che cambia la storia di ciascuno di noi. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, l'angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia». Entrando da lei, dice Luca, e ci piacerebbe sapere dove è entrato. Immaginiamo, supponiamo una casa, ma Luca non lo dice. Ma una cosa è chiara: è entrato all'interno della vita di Maria. Maria ha permesso a Dio anzitutto di entrare nella sua vita con disponibilità totale, piena, non con passiva accettazione, ma con un ascolto attivo che è diventato collaborazione. Quel giorno a Nazaret è stato solo un inizio che ha cambiato la storia. Chiediamo a Maria, alla Vergine del Sì, di insegnarci a riconoscere le annunciazioni che quotidianamente avvengono nella nostra vita. Chiediamo di farci riconoscere il Signore che entra nella nostra vita attraverso le persone, attraverso gli avvenimenti, soprattutto quelli scomodi che gettano scompiglio nella nostra vita. Chiediamo a Maria, Vergine del Sì, di insegnarci a vivere la docilità ai progetti nella consapevolezza di essere strumenti che collaborano con l'unico vero artefice di tutto, Dio. Recitiamo insieme il Salmo 127 e lo recitiamo in forma alternata, una strofa da solista e una strofa da assemblea. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Cosa vanno alzarsi di buon mattino e andare tardi a riposare, mangiando pane del Signore? Il Signore venga il doppio a chi è di grano. Ecco, eredità del Signore sono i figli, un premio, il frutto del grembo. Come cresce la mano di un prole, così sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che di essi appiena la faretra, non resterà confuso quando verrà alla porta per trattare con i suoi nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rivolgiamoci al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E concludiamo con la preghiera composta da Papa Francesco. Anche questa la recitiamo in forma alternata.
Maria, Madre di Misericordia, la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno che viene a Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato plasmato alla presenza della misericordia fatta carne. Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, Maria, sei stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Hai custodito nel tuo cuore la divina misericordia, in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. Il tuo canto di lode sulla soglia della casa dell'imperfetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Presso la croce, Maria, insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Maria, tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia, tuo Figlio Gesù. Amen.